Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a DPM Estate, avete visto, sigla nuova. Il buongiorno insieme a me ve lo porge Cristian De Luca, ma non solo. Intanto i complimenti a Cristian, perché la sigla l'hai fatta tu, Cristian? Vabbè, un West Coast o comunque un Costa Teramana coniugato alla West Coast americana. Va benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo nostro DPM Estate di prima mattina estate, non di prima mattina, con rassegna stampa commentata. E questa mattina c'è il nostro meteorologo preferito, Marco Di Loreto. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, perché noi lanciamo sempre i nostri strali o le nostre benedizioni a Marco Di Loreto e a Pierluigi Casalena, che sono i due nostri meteorologi preferiti, che curano la rubrica meteorologica di Super J, perché maggio è andata come è andata. L'estate, sì. Adesso vediamo come va, è vero Marco? Infatti, le senti le nostre frecciate che arrivano? Ma a maggio infatti mi sono procurato un corno gigante perché le maledizioni sono arrivate da ovunque. Anche da noi, financo da noi, no, scherzo. Allora, però tra un po' andremo a sentire le previsioni del tempo, poi, sempre se ce la facciamo, perché poi gestire la segna stampa con i commenti non è facile, nel finale cercheremo di capire pure che estate sarà, perché ormai ci siamo dentro e questi primi giorni abbiamo una bella afa, questo lo possiamo dire. Sì, vabbè, siamo in ondata africana. Ma sta cappa questa caligusta? Perché così, senza il cielo azzurro? Guarda, non mi piace. Nella previsione quella che facciamo, ne parliamo un secondo. Oh, la previsione facciamo come quando voi vedete, che ne so, le cucine a vista, andate in quei ristoranti, ci sono le cucine a vista e vedete quello che impasta o che fa il piatto, apre il pesce. Oggi faremo così, la previsione con il... Così, live. Con il meteorologo proprio qui, presente, che ce l'ha impasta. Va bene, allora, vediamo le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il centro. Sei pronto Marco? Che certo, dobbiamo, ne abbiamo certo, una già da commentare in alto là a sinistra. Sì, e Marco... Allora, comunque l'apertura è d'Alberto Sisma, sindaci beffati. Il primo cittadino di Teramo protesta per le mancate modifiche allo sblocco cantieri. Insomma Marco, della serie. Bella non è, infatti già viene distinto il paragone con il 2009, no? Nel senso, confronto tra il, diciamo, come sono stati gestiti i due terremoti, onestamente. Nel 2009 l'emergenza fu gestita subito bene. L'emergenza perlomeno d'impatto, senza fare commenti politici, limitandoci alla senza praticità. Pensare a quelli che ridevano, no? Perché sarebbero andati a costruire le case. Però fa specie pensare che a distanza di 3 anni ci sono persone ancora negli alberghi, cioè è assurdo. E poi ieri la scossetta di 3 ci ha voluto ricordare, guardate fate ritornare pure sti ragazzi che stanno sulla costa. Vabbè, allora gli altri titoli, guarda un po' la foto notizia centropagina, Costantini, governerò Giulianova insieme ai cittadini, intervista al nuovo sindaco, noi abbiamo sentito ovviamente la sera delle elezioni nella nostra diretta elettorale, e c'è stato un testa a testa, poi tra due schieramenti, anche se Costantini ha detto che giustamente alla guida di 6 liste civiche, ma due schieramenti, lui era di Forza Italia. Centrodestra, credo che la novità si è spaccato lì, no? Il centrodestra. La notizia c'è stata 2 settimane fa con questa esclusione di tutta la parte del centro-sinistra. Sì, diciamo che in buona parte rappresentata da Arboretti al cittadino governante, perché è stato un sindaco del Partito Comunista all'epoca dei DS, però il PD, diciamo la sinistra storica, non c'è, non è rappresentata in Consiglio Comunale a Giulianova. È verissimo Marco. Allora, gli altri titoli, nelle cronache, processo Santoleri, pittrice uccisa vicina conferma le accuse, iniziativa della regione, ristoranti tipici un'opportunità per Teramo, noi siamo dei gourmet, vero Marco? Poi andiamo, cioè dei gourmet, ci piace a mangiare. No, ci piace. Quello. Poi Teramo Calcio, Iaconi pronto ad accettare l'incarico, non Iachini, Iaconi pronto ad accettare l'incarico, sarebbe Andrea Iaconi, l'ex direttore sportivo del Pescara. Silvio, che al bilancio e la giunta va avanti, il consiglio approva a maggioranza il consuntivo del 2018, soddisfatto Scordella. E poi andiamo qui sopra, perché questa notizia a noi non ci piace. Nuovo scontro con Toninelli. Pedaggi dell'A24 e A25, strada dei parchi conferma la stangata. Beh sì, leggevo ieri la lista di tutte le tratte. Non ci è piaciuto. No, anche perché sono aumenti anche in percentuale elevatissimi, ma parliamo di 30%. Tu qual hai visto? Quello che mi ha colpito di più è la tratta San Gabriele Colle d'Ara all'Aquila Est, da 3,30 a 3,90, credo, una cosa del genere, che voglio dire, siamo in pieno disservizio. Tra l'altro, cioè, un traforo che si fa a 60 all'ora. Il traforo deve fare a 60 all'ora. E quindi, diciamo, addirittura... Poi ci aspettavamo una...
una tariffa a 60 all'ora, a 60 all'ora. Invece non dico, diciamo, che non dico di ridurla, ma perlomeno di mantenerla, proprio evidenziando questo disservizio. Invece no. Avanti. Allora, Costa Abruzzese, Trabocchi, da venerdì può partire il salvataggio, e a Chietell'Aquila, manager dell'ASL, sfida riaperta il ministero dà il via libera. Poi qui sopra, proprio sopra la testata, ma poi lo ritroveremo nelle pagine degli spettacoli, il festival è stato presentato ieri, Donne Summer a Teramo con Simona Molinari e Ben Pastor. Questi i titoli della prima pagina del Centro, Marco. Sì. Adesso andiamo a vedere quelli della città, che dici? Certo. Eccoli qua. È sempre, l'apertura è uguale. E sulla ricostruzione, speranze tradite sulla ricostruzione, per i sindaci del terremoto lo sblocca cantieri non servirà ad accelerare l'enorme mole di lavori. E anche la fotonotizia è uguale. Mm-hmm. Poi la città torna in edicola il martedì, perché il lunedì non è in edicola. Sì. Giulianova, prime parole da sindaco per Ivan Costantini, né destra né sinistra, ha detto che appunto non farà riferimento ai partiti e quindi governerà nel pieno spirito civico. Isola del Gran Sasso, domani prima pietra per le scuole elementari, credo che sia tra l'altro una scuola in legno, forse con la tecnologia LAM, però si usa dire prima pietra. Certo, va bene. Se le facessimo davvero in pietra adesso, però si può fare, basta certo. Curarle sismicamente. Alba Adriatica, colpo di testa col calcio di pistola per vendetta, e Strada dei Parchi, pressing su Toninelli per il caro pedaggi, poi andiamo all'interno e vediamo. A sinistra occhieggia Gavioli, e cioè per l'asta della Team il giudice dà ragione a Gavioli. Poi processo Santoleri invece a destra, Marco, la farmacista che dice ancora sono certa che fosse lei la donna uccisa. A Silvia avanti tutta con il bilancio nonostante i no, mentre a Pineto torno a sinistra è iniziato il ripascimento in zona nord. Poi Colonia Spiaggia, tre pini da battere sull'Adriatico, ormai è guerra aperta ai pini, i pini marittimi. Ma infatti. Vabbè che ogni tanto ne cade uno e che le radici sono superficiali. Beh, anche qui sarebbe da commentare, diciamo, non essendo analizzare. Non mi piace che li fanno secchi. No, infatti, ma anche perché bisognerebbe capire nel dettaglio quali sono le cause principali, no? Nel senso se è una causa naturale, se ci sono, non so, sono davvero malati, che succede? Non lo so, boh. Vabbè. Indagheremo. Poi il Teramo Calcio, Iaconi potrebbe essere il perno del Teramo di Iachini, Maurizi verso l'addio, cioè l'allenatore che è stato riconfermato da Campitelli, diciamo nella precedente gestione, però potrebbe saltare e non essere riconfermato dal nuovo presidente, da Iachini, dal nuovo patron. Il Messaggero, prima pagina del Messaggero d'Abruzzo, battaglia contro le liste di attesa, qui invece siamo a Pescara, la sanità comunque, visite ed esami anche dopo anni, i sindacati depositano 20.000 firme con la petizione, si chiede inoltre alla regione di eliminare il super ticket di 10 euro, in realtà è un argomento che riguarda tutte le ASL, perché le liste di attesa, no? Ne sappiamo qualcosa tutti quanti. Ma sì. La cosa più drammatica è che diventa quasi un'abitudine, noi ne parliamo così, come se fosse normale invece, dopo sei mesi. Invece non lo è. No, assolutamente, è gravissimo. Esatto. Allora, poi stiamo ai titoli principali. Strada dei Parchi, gli aumenti possono scattare. Rincaro del 19%. Dal 1 luglio un nuovo scontro tra concessionaria e ministero. E poi in Val di Sangro nuove prospettive per il colosso FCA, cioè la ex Fiat, insomma Fiat Chrysler, la Sevel accelera con il Ducato elettrico. E poi che c'è qui di spalla a destra? Bollicine, ci piacciono le bollicine, Marco? Bollicine, ce la vuoi lasciare una bollicina? Si ricollega a quel discorso di prima, diciamo. Sì, quello dei ristoranti tipici. Il trionfo degli spumanti all'Aurum, sui banchi di assaggio 33 etichette abruzzesi, capito? Di bollicine, brindisi solidali, bravi, spumantizziamo la grana. Questa cosa ci piace. Sì. A Popoli, cena al ristorante, 4 ricoverati per intossicazione, inchiesta del NAS. Questo no. Decisamente no. A Montesilvano il PM dice dirigente trasformò l'ufficio comunale in alcova a luci rosse. Attenzione, qua dobbiamo cambiare le lampade. Poi calcio, Serie B e un Pescara sempre più targato, patron Sebastiani. Bene, questi titoli della prima pagina del Messaggero d'Abruzzo. Adesso torniamo al centro, lo andiamo a sfogliare, Marco, vediamo su cosa puntare la nostra attenzione. Intanto il turismo in Abruzzo, la nuova legge, Trabocchi da venerdì via al salvataggio, e nei B&B le nuove regole della ristorazione. L'associazione ANBA spiega la delibera regionale che dà il via a una mini rivoluzione del settore. Vabbè, poi l'andremo ad approfondire magari, però stiamo a quello che a te non ti fa dormire. Scontro sugli aumenti. Turismo in Abruzzo. Strada dei Parchi, sì
ai pedaggi più cari. Ma che sì? Sì. No, quella la risposta giusta era no ai pedaggi più cari. Anche perché credo già c'era stato l'anno scorso, cioè ormai ogni anno sistematicamente. Forse l'anno scorso fu bloccato. No, non l'anno scorso, mi ricordo appena si insediò il nuovo governo. Dette uno stop. Fine forse, 2018 dici? Non mi ricordo bene perché la mia mente poi, sai, la mattina. Però mi sembra che non scattò l'aumento. Invece adesso questi ci rifanno. A 24 e a 25 la società conferma gli aumenti dal 1 luglio. Ma il ministro Toninelli gli risponde: cercheremo di evitarli. Come cercheremo? Convocato per giovedì un incontro a Roma, la stangata riguarderà anche i tir che pagheranno fino a 60 euro per andare a Roma. La fita CNA insorge. Beh, insomma. Bella non è. Tu vuoi sapere, è quello che dicevi. C'è l'elenco lì dei costi? Ce l'ho. Vabbè, Teramo Roma Est, per esempio. Sì, prendiamo il... 17,50 euro adesso diventerà 20,80. Sì. Bella non è. Qua abbiamo le lunghe tratte comunque. Il pezzo che avevo visto io, adesso San Gabriele dell'Aquila Est, si è... Mi sembra che era da 3,30 a 3 da San Gabriele alla San Gabriele no, da un altro. Eccolo qua, no, San Gabriele Roma Est 37 diventerà 44 euro. Questi sono quelli lunghi, vabbè. Comunque sono, gli aumenti sono pesanti e noi siamo contrari. Assolutamente. Beh, siamo contrari. Anche scuola, perché... si riparte il 16 settembre. Sì, vai, sì. Andiamo a scuola? Cioè, questa è veramente una stangata perché ieri è finita, già uno si proietta sull'anno prossimo. Noi che siamo andati a scuola il 1 ottobre. Esatto. Un po'. Vabbè, le notizie di carattere nazionale e internazionale le lasciamo perché potremmo fare scempio anche di qualunque cosa a carattere internazionale, ma torniamo all'Abruzzo, la sanità regionale, gli sviluppi, super ticket, liste attesa, raccolte 20.000 firme, davvero, però si raccolgono sempre le firme, si fanno sempre tante cose, però non si guaglia mai la situazione. Sì, ma infatti, non lo so. No, che tu devi fare una risonanza secondo il CUP, quindi, che tra l'altro costano pure perché il ticket lo paghiamo, e te la mettono a 5-6 mesi, la fai in intramenia oppure la visita specialistica la fai dopo 2 giorni, ma sì, com'è? Infatti qui il sistema è un ingarro un po' strano. Rimaniamo sul dubbio per non dire altro, ma diciamo di sì. Allora, il dopo terremoto, Marco, la protesta sblocca cantieri, sindaci inascoltati, capito? Beh, sì, D'Alberto dopo l'audizione alla Camera ha detto: le nostre richieste sono state ignorate, ma la mobilità non si ferma. Il discorso che dicevamo prima, cioè non so, si sembra proprio che sono diciamo, anche passate a livello politico delle diciamo, governi completamente diversi, sì, l'uno dall'altro. Bravo. Eppure non cambia nulla. Sì. Sblocca, sì, questa... Non solo sblocca cantieri, non si sblocca. Non so se è la prima, però ci viene da dire anche questo: non si sblocca con qualunque colore governativo. Esatto. Però. La ricostruzione ad Isola, domani il via ai lavori della nuova scuola primaria. C'è il progetto, guarda un po'. Della nuova scuola elementare di Isola del Gran Sasso. I rendering sono sempre idilliaci, no? Vabbè, fotografano, certo, queste, sì, queste scene svedesi, danesi. Esatto, però dai, può darsi che il giorno dell'inaugurazione sia abbastanza simile, bisogna esatto vedere dopo. Poi mi sto dando la zappa sui piedi perché anch'io faccio spesso questi renderinghini. Sì, sì. Per strizzare l'occhio, no? Per accattivare, però... Vabbè. C'è un occhio clinico tu. I ristoranti tipici d'Abruzzo, Marco, per lanciare la cucina teramana, la regione ha creato un marchio di qualità di cui si potrà fregiare solo chi usa e propone prodotti locali. 4 imprenditori del settore dicono: occasione d'oro per promuovere le nostre tradizioni culinarie. Li vediamo qui: Marcello Schillaci, Gennaro D'Ignazio, Valerio Di Mattia e Daniele Zunica. Dici che va bene? Ma guarda, io faccio una riflessione, no? Tutte le persone che vengono da fuori e che hanno la possibilità di assaggiare i nostri prodotti dicono complimenti, bellissimi, eccetera. Quindi qual è il problema vero e proprio? Secondo me il problema è che non li sappiamo promuovere. Ma io parlo in generale neanche del Teramano, parlo in generale dell'Abruzzo, no? Sì. E ciò si può allargare non solo alla cucina, ma si può allargare anche al turismo in generale, soprattutto la montagna, sì, cioè una montagna veramente spettacolare che quasi quasi non conosciamo neanche noi, cioè nel senso veramente, è vero. E chi viene da fuori poi si combina casualmente a vederla, rimane incantato. Sì. Guarda un po' che ti propongo a livello di montagna, che c'era un edificio simbolo, soprattutto per una scritta simbolo, no? Al bivio di Pietra Camela. Demolito l'edificio simbolo di Ponte Arno, ma la grande scritta al Gran Sasso d'Italia è stata salvata e verrà ricollocata sul posto al comune.
Vabbè, quindi è stata salvata e vediamo come... Perché era su un pannello quella scritta, evidentemente, sì. Non era sì, solo sui mattoni. No, infatti... Mi sembrava verniciata, però... No, veramente, distinto pure io ho pensato che fosse verniciata. Infatti ho pensato, oppure... ma come l'hanno salvata se è verniciata? Vabbè, forse salvata nel senso che la rifaranno. Ok, bravo. Forse quello, bravo. Non lo so. Però, insomma... Certo, quell'edificio simbolo, ormai era pericolante. Era un punto di riferimento. Però fa brutto vederlo crollato. Beh, un po', sì. Rimetti, Christian. Bella, bella, no? Sì. Beh, ce l'abbiamo in mente tutti quanti. Vabbè. Sì. Va bene, andiamo ai titoli principali, se no non ce la facciamo a finire neanche per le 10:30. Matrimonio e unioni civili. Hai in programma qualche matrimonio civile? No, già fatto ampiamente. Sì, quindi. Sì. Ok. Assolutamente. Anche in edifici di pregio, però metti che ti vuoi risposare in un edificio di pregio. Vabbè, puoi replicare con tua moglie. Mica, beh sì, oh, possiamo fare... Non ti far venire in mente strane idee. No. Anche perché sta sicuramente vedendo, quindi... Signora, un abbraccio. Allora, noi scherziamo perché lo dobbiamo fare proprio di mattina presto. Sì, dai. A Teramo ci si potrà sposare, per i ragazzi quindi, in luoghi di valore storico e architettonico. L'assessore Falini dice: valorizziamo un patrimonio ora inutilizzato e ignorato. Mi sembra... quasi che, siccome forse i matrimoni sono in calo, perché spesso i ragazzi vanno a convivere e sì, fanno pure bene magari, allora ce le inventiamo tutte per farli sposare davvero in edifici di pregio, vabbè, sul mare. Diciamo, nel momento in cui non è un rito religioso, giustamente, vabbè, quello il civile, comune sì, rappresenta un sì, po' un posto abbastanza, non dico squallido perché pare, però dai, allora a quel punto si può trovare una si location attraente. A Peristrit ci sei stato? No, devo essere sincero, era al mare. Possiamo fare una grande pubblicità, neanche io. Però a Peristrit e Vetro, ordinanza ignorata, ma solo 4 multe. Va bene, andiamo avanti. Processo Santoleri, accuse confermate dalla vicina. Una condomina dice: quella notte vidi l'auto dei due parcheggiata in modo insolito, il bagagliaio era attaccato alle scale come se volessero caricare qualcosa. Vabbè. E poi i problemi dei lavoratori del Mercatone 1, sit-in dei lavoratori sotto la sede di Scerne, no? Sono state chiuse, hanno trovato la sera alla mattina sì, i negozi chiusi, gli stessi dipendenti. Sono notizie che non fanno sicuramente piacere, no? Sì. Allora, l'acqua, pure questa, a noi ci piace l'acqua di Gran Sasso. Gli ambientalisti alla Camera sul caso Gran Sasso, l'osservatore indipendente H2O, c'è stata, come dire, un'audizione, insomma. Eccole qui, le 4 attiviste di H2O ricevute alla Commissione Ambiente della Camera. Poi... ecco la pagina, le 2 pagine dedicate a Giulianova. Marco, perché sì, c'è il nuovo sindaco, l'intervista, Costantini dice: staremo in strada per 5 anni, non è che non c'ha l'ufficio, il sindaco di Giulianova. No, vabbè, ma è per stare più vicino alla gente e ascoltare i problemi della gente. Secondo me è il primo passo che deve fare qualsiasi sindaco, è quello di dimenticarsi da dove viene e capire che deve essere e il sindaco di tutti. E di curare meno il palazzo, ma più il sindaco di tutti, i cittadini. Insomma, il rapporto più... diciamo, delle varie gestioni politiche, quella del comunale, quindi il rapporto del sindaco, è quella che può essere gestita meglio, quindi la cosa più bella è quello di avere rapporto perché, della gente. Tra l'altro, avendo fatto lo strappo con i partiti, anche con il suo partito che era Forza Italia, quindi con i partiti che avrebbero dovuto sostenerlo e che poi invece hanno sostenuto e hanno scelto Tribuiani, ancora di più questo discorso vale perché sono 6 liste civiche comunque che lo hanno sostenuto, possono essere ispirazioni di centrodestra, ma sono sempre 6 liste civiche, ma tra virgolette civica, più vicine ai, la cosa ai più affascinante secondo me della lista civica è che è un modello tra virgolette apolitico, cioè ovvio che poi ognuno ha le sue esperienze, ci mancherebbe, però e anche i suoi riferimenti ideali, sì certo, però è insomma è importante. Senti chi ha detto, il suo primo obiettivo è ricostruire il rapporto fra politica e cittadinanza, inciuci dietro ai voti di Tribuiani, ha detto, e poi Gatti: non ho parole né padrini, perché, e lo leggeremo poi sulla città, ho sbirciato prima, dicono che dietro anche a questa elezione, comunque che abbiano sostenuto questa candidatura e questa elezione, ci siano Gatti e Ginoble, che spesso sono stati insieme ad organizzare altre elezioni di altri sindaci. E comunque sono stati 1.464 i voti spostati, vediamo di qua, eccolo, vediamo sul balcone subito dopo. La notizia, se non ricordo male, di aver letto che hanno votato in pochissimi. Sì, forse la notizia. Neanche il 50%, quella... Al ballottaggio succede, ma ormai ci stiamo abituando che quasi alle elezioni normali si va al 50% degli elettori. Vedi, questo modello, figuriamoci al ballottaggio. Questo modello, diciamo, di elezione al doppio turno così è bello perché, secondo me, dico la mia,
Perché nella prima c'è come una rappresentanza un po' di tutti, no? Sì. Ognuno può fare la sua lista, si presenta così. Poi nel secondo turno, secondo me, paradossalmente, i cittadini dovrebbero educarsi al fatto che dovrebbe essere ancora più massiva la presenza, perché lì stai scegliendo il sindaco, sì, veramente. È vero. Allora, Tribuiani punta al ricorso per il riconteggio dei voti. Sai che Costantini ha vinto per 59 voti. Sì. Il candidato sconfitto dice: la differenza è davvero esigua, è giusto controllare. Nel mirino ci sono anche le numerose schede elettorali dichiarate nulle. E poi Bellachioma, che è il coordinatore regionale della Lega, dice: la sconfitta non è colpa nostra, perché Tribuiani è un candidato della Lega. Sì. Pagano dice: Forza Italia è stata leale con la coalizione. Morra, di Fratelli d'Italia, dice: partita interna al centrodestra. Va bene, andiamo avanti. Dopo le elezioni comunali, qui siamo a Sant'Egidio, Romandini giura in piazza: saremo il cambiamento. Sant'Egidio, ieri il primo consiglio comunale, alla presenza di molti cittadini. Anche a Torano, guarda, prima seduta all'aperto, poi è ormai consuetudine di farle all'aperto, ovviamente grazie alle previsioni azzeccate di Marco e di Pierluigi. No, proposito del sindaco di Torano, mi sembra che sia si è iscritto a Montori in Meteo, adesso che ci penso, quindi... Sì. La Ciammaricone, Anna Ciammaricone, sì, sì, che sì. Poi è una, stavo dicendo, una collega, comunque lavora all'Università di Teramo, una professoressa, sì, sì. Marco è in amministrazione, vero? Sì, 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 dell'Università di Teramo, quindi lavorate per lo stesso ente comunque. Sì. Allora, poi le pagine del lavoro, dimmi Cristian, adesso non ho percepito, ma... Allora, Alba, però poi percepirò, nella pausa pubblicitaria mi dirai. Alba Adriatica, il rifacimento comincia domani e sarà concluso il 16, per l'erosione questo sempre, eh sì. È la località più conveniente d'Italia secondo il Sole 24 Ore. Alba Adriatica ha il miglior rapporto fra prezzi e qualità dei servizi offerti, seguono Francavilla e San Benedetto. Andiamo ancora avanti, il Comune vara il piano delle opere antiallagamento, siamo a Roseto in via Secchia, interventi sulle condotte delle acque bianche, via Rubicone, nuova pompa di sollevamento nel sottopasso. E poi il sindaco, sempre a Roseto, entro giugno avvia i lampioni a rischio dopo le proteste per i tratti lungomare al buio. Ho fatto una passeggiata domenica scorsa da Giulianova a Roseto, poi è sempre bello fare la pista ciclabile, quella bianca che corre a fianco alla ferrovia, è uno spettacolo, poi quando si passa nella zona tra Cologna e Roseto, bellissima, naturale, e ho visto che molti lampioni nella zona sud di Roseto, quella poi quando si va verso il porto di Roseto, il porticciolo, quello che è sul Vomano, sono senza lampade, cioè ci sono i pali, ma mancano ancora le lampade, infatti la però, foto diciamo, è l'offerta. Facciamo un'osservazione in questi ultimi servizi, di come comunque ci si muova a giugno e non casomai ad agosto all'ultimo secondo, cioè almeno insomma un minimo. Maggio era meglio. Maggio era meglio, però diciamo che maggio anche le condizioni climatiche. Maggio non l'hai permesso, tu è il principale, diciamo, se vogliamo ricondurlo a qualcosa di divino. Silvio, che è al bilancio e la giunta va avanti, il consuntivo 2018 è approvato dalla maggioranza con un disavanzo di 2 milioni, Scordella, uniamo le forze per il bene di tutti. Io vorrei tipo andare a vedere gli spettacoli, lo sport e poi facciamo le previsioni. Ah, sì. Che ne pensi? Va bene, ti piace l'idea? Certo. Ti gusta? Seguiamo lo schema classico. Bravo, cultura, spettacolo, eccola lì Simona Molinari, che sta in quel fermo immagine cantando. Sì. Donne Summer, poesia, jazz, fotografia, Teramo si veste di arte. Bravi! Dal 14 al 30 giugno, a ingresso libero, ci piace ancora di più, incontri con Ben Pastor, concerti di Simona Molinari, musica, danza e mostra in strada. Molto brava Simona Molinari, non sarà una kermesse separatista, serate con Valiante e Sbraccia, quindi musicisti teramani, conversazione con la blogger Laura Manfredi. Valiante lo conosco benissimo, un amico. Beh, un grande pianista. Sì. È un grande pianista. Siamo nello stesso Lido al Mare, quindi lo conosco veramente bene. Grande. Ed è un grande. Vi raccontate tutte i pettegolezzi quelli estivi. Diciamo, è difficile pure incontrarlo perché va in tournée in continuazione. E certo, no? Poi il pianista fa tardi la notte, la mattina al mare, non penso che va presto. Sì. Allora, rassegna a Teramo, concerti d'organo, in cattedrale apre Suor Rosaria. Attenzione, attenzione. E vedete poi occhieggiare invece Roberto Marini, che è un grande organista teramano, è quello che cura la rassegna a Teramo. E Suor Rosaria, quindi è questa, Sì. Suor Rosaria e Yong Yon, c'ha pure un bel nome. Chiamerei Suor Sorriso. A destra, la scuola gregoriana del Pontificio Istituto di Musica e Andrea Toschi. Dimmi, come dico, lo chiamerei Suor Sorriso, guarda che... Suor Sorriso. Mette gioia. La vogliamo andare a sentire, ma c'è stata? No, ci sarà. Penso di no. Ma io lo dovrei trovare. Faccio in tempo, eccolo qua, fermi tutti.
La coreana Suor Rosaria Heong-yong apre stasera la rassegna dei concerti d'organo. Oggi. Così. È un organista di fama internazionale. Vabbè. Alle 21, presso la Basilica, tutti i concerti si terranno nella Basilica Cattedrale di San Berardo, con inizio alle ore 21, ingresso libero. Va bene. Allora, lo sport di casa nostra, le vacanze degli sportivi ce le possiamo risparmiare, comunque, dalla Grecia a Centropecco, il relax dei campioni, e il pescare il futuro, Memushai vuol dire fiducia, ritenteremo l'assalto alla promozione in Serie A, invece il Teramo, eccolo, Iaconi è pronto ad accettare, Marco, la nuova era dei biancorossi, ieri l'incontro tra il futuro presidente Iachini e il DS giugliese Iaconi, cambia poco nel nome, che potrebbe avere il ruolo di supervisore della società, l'ex Pescara dovrebbe essere affiancato da Federico, cioè l'attuale direttore sportivo del Teramo, via Maurizi, a Genova, quindi lo fanno secco. Per la panchina idea Camplone, saluta il centrocampista Proietti, tutto fatto per il passaggio alla Ternana. Una vera e propria rivoluzione, no? Beh, mi sembra quasi di sì. Rivoluzione. Mi sembra di sì. Poi ci sta, no? Poi che altro vuoi sapere? Ma il tempo è quello che è, pallavolo, la Sieco, di basket non ci abbiamo nulla. Beh, a livello di sport penso che sia ormai quasi tutto concluso, no? Sì, vabbè, adesso c'è l'atletica che fa una buona stagione, diciamo, sicuramente, però vari... calcio e basket sì, è praticamente quasi tutto concluso. Allora, vogliamo fare questa nostra rassegna? Cristian, adesso la facciamo qua come la cucina a vista. Vai. Marco, cominci, lo spazio è tuo. Vabbè, partiamo che ci tocca oggi? Da che ci partiamo? Vediamo il satellite, no? Vediamo il satellite, senza il satellite. Senza il satellite, vai. Eccolo qua. Allora, guarda, la situazione è molto chiara. Nella parte sinistra, quindi tra Francia, Spagna, sì, Inghilterra, c'è una depressione che continua a girare vorticosamente. Quella roba che gira lì. Sì, e lì infatti siamo praticamente... Il nostro maggio si sta è trasferito là. Lì. Maggio francese potremmo dire, che è un'altra cosa. Cioè, però. Poi vediamo casomai una mappa, ho portato una... Ma casomai vediamola, va. Ce l'abbiamo? Cristian... Cristian, spara la mappa, va. Cambiamo tutto radicalmente, vediamo, ho portato una mappa delle temperature di questa mattina in Spagna e Portogallo, certo, e c'è una parallela nostra per vedere la differenza incredibile delle temperature questa mattina, mentre da noi già si percepiva il caldo. Sì, io sono venuto qui, erano 25 gradi. Sì, 22-23, ecco qui, guarda. Guarda, il verde lì, per capirci, siamo in 3, 4, 5 gradi, addirittura c'è l'azzurrino, quindi 1, 2 gradi. Là in Spagna. Lì in Spagna. Si stanno a fare il nostro maggio. Cioè, comunque, se tu vedi, siamo sul verde e giallo, quindi possiamo parlare di 12, il caldo 11 è arancio rosso, giusto? Sì. Stiamo parlando di 12, 11 gradi, 13 gradi di prima mattina in Spagna, che uno diciamo, casomai avrà pure programmato le ferie, vado in Spagna a fare una settimana di caldo. Però sul mare si... sul mare si sta... più semplice, ma anche perché se ci fai caso, vedi le temperature leggermente più alte, no? Che ho scritto miti, e nella parte che è un po' più a contatto con l'anticiclone africano, con l'onda africana, di cui parliamo casomai un attimo dopo. Mentre in Italia... Possiamo togliere l'Italia. Vieni in Italia, Cristian, ci sei, ma eccola qui. Guarda che differenza, cioè, diciamo, il giallo è inesistente quasi dappertutto. Da noi su tutto il centro-sud, compreso il lato Adriatico, già fa caldo, no? 22, 23, 24 gradi. La Sicilia quasi scompare nel rosso di prima mattina. No? Questo è a dimostrazione che fondamentalmente lo schema di maggio, per capirci, non è che sia cambiato granché, si è solo spostato, nel senso che maggio è stato, diciamo, come... Già prefigura, come vuoi dire, che torna quello schema? No, più di tanto non torna, però diciamo, per capire se il maggio, il bersaglio del freddo è stato il Mediterraneo, adesso è diventato la penisola iberica, la Francia, l'Inghilterra. Hai capito? Ok, possiamo tornare al satellite, così facciamo una previsione sintetica. Che cosa ci tocca intanto oggi? Sì, appunto, ecco, questa depressione, va bene, lì, come abbiamo detto, c'è questa depressione, quindi maltempo, temporali, anche piuttosto violenti, che tra l'altro arrivano... Ma anche lì sulla Francia, insomma. Sì, arrivano anche sul nord-ovest dell'Italia, casomai temporali sulle Alpi e così via. Invece, poi, proprio questo movimento vorticoso così sta trascinando aria calda dal Nord Africa che risale
verso di noi. E sì, tu mi facevi la domanda, ma perché sta nuvolosità così? Perché fondamentalmente il Mediterraneo è molto molto freddo a causa di quel maggio. Ah no, io ti dicevo, perché quella cappa di... Sì, quella che cappa, non vediamo il cielo azzurro. Sì, perché sì, in poche parole, che cosa sta succedendo? Che l'aria calda che dal Nord Africa risale verso di noi va a contatto con l'aria fredda del Mediterraneo, perché è molto fredda per il periodo. Del mare. E quindi crea queste nuvole, queste velature. Sì, sì, sul mare. È una differenza di temperatura dell'acqua. Dell'acqua. Per capirci, il Mediterraneo, lì quello occidentale, siamo sui 18-19 gradi. Quindi no? Fin quando non si scalda l'acqua del mare, ci avremo questa sorta di cappa. Questo stesso schema barico, con che ne so, mari, non so, a fine luglio di 25-26 gradi, sicuramente non ci sarebbe stato. Difficilmente si sarebbe creato il contrasto, velature e cose del genere. Avremmo avuto il caldo afoso, sì, però invece, ecco, con questo schema qui, con queste temperature del mare, non solo diciamo c'è il caldo, ma c'è anche questa velatura, che ovviamente non fanno altro che aumentare lo stress termico, perché col tasso di umidità elevato i 27, 28, 30 gradi diventano percepiti, diciamo, molti di più. Sì. Oh, a parte, ci sono due capisali. Intanto ti saluto la goccia fredda, perché lo chiedeva prima Cristian. La goccia fredda, la goccia non ci sta simpatico. Adesso dite spesso tu e Pierluigi lo stress termico. Lo stress termico. Mi piace assai. Sì, allora, perché vero, Cristo, stress termico. Diciamo, chiamiamola così, no? Temperatura percepita, no? Che poi non si è cercato di trovare una formula per proprio... E la temperatura percepita è figlia dello stress termico, in questo senso. Cioè, temperatura percepita è legata molto al tasso di umidità e quindi con l'aumento dell'umidità, ovviamente la temperatura, a parità, diciamo, chiamiamola così, a parità di temperatura, non so, 30 gradi, avere il 30% di umidità significa essere secco, asciutto, è caldo lo stesso, però si sopporta meglio. Col 70? No? Col 70 è un altro paio termico, di stress termico. Altro paio di maniche. Un altro paio di maniche. Allora, si suda pur stando fermo, per capire. Marco, vogliamo dire però a chi ci ascolta, oggi che tempo fa? Oggi spara la propria secca. Guarda, è facilissimo, perché più o meno rimane con lo standard di ieri. Quindi sempre sole. Purtroppo nella grafica non abbiamo le velature, perché sarebbe da dire, anzi io l'ho scritto, velature estese, isolati temporali di calore. In sintesi è qui la previsione, no? Sì. Quindi tempo che continua a essere abbastanza soleggiato. E tu hai messo le saette, diciamo, l'ho messo giusto per sui rilievi, anche per dare un po' di dinamicità alla grafica, se no era piatta, solo però, questi biscotti. I temporali di calore, come ad esempio è accaduto domenica, no? Domenica ci sono stati dei temporali proprio di calore. Non c'era nessuna perturbazione, non c'era nulla di che, però si sono formati questi temporali che poi hanno, dove ci sono stati, e può succedere anche pure oggi. Tu non mi sai dire succedere in quale via. Bellissimo, mi ricordo che mi fece vedere Pierluigi nel suo blog, a un certo punto lui faceva la previsione possibili nevicate nell'Aquilano, così, e una signora scrisse: io abito in via Cadorna 25, nevica? E Pierluigi disse no, via Cadorna no, però a via Settembrini sì. Allora, quindi oggi tempo sereno, caldo, il caldo è in aumento rispetto a ieri? Guarda, caldo più o meno stazionario. Nelle temperature intorno ai 30 stiamo. Sì, al limite potrebbe, anche con il fatto che ci sono queste velature, le temperature potrebbero essere anche leggermente più basse, ma invece di 32-31. Però poi con lo stress termico la temperatura percepita è più alta, ragazzi. Molto di più, diciamo, per il momento questa prima ondata di caldo africano ci stiamo salvando bene, perché le minime si abbassano. Quindi abbassa. La notte si rifiata. La notte si dorme. Rifiata, diciamo. Sì. 17-22, poi le massime 29-31. 29 sulle coste? Sì, in zone costiere sono 31, nelle zone collinari, soprattutto pedemontane, dove non c'è molta ventilazione. Lì ovviamente la staticità atmosferica permette all'aria di riscaldarsi molto più velocemente. Per il nostro amico Bruno Deruvo, se la becca l'acqua oggi in mezzo al bosco? La può beccare. Parliamo però di temporali pomeridiani, non so, Bruno agisce su tutta la giornata, Bruno e Camilla. Però diciamo che, insomma, anche sotto la pioggia lui non si ferma mai, assolutamente, grande, va bene. Allora, io direi che ci possiamo pappare la pubblicità, ma direi proprio di sì. Allora, pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa commentata. A tra poco.
Eccoci qua che rientriamo allora con il nostro DPM Estate, in compagnia di Marco Di Loreto, il nostro studioso di meteorologia, perché se dici meteorologo dice no, io non voglio usurpare titolo, però di fatto è meteorologo, perché no, la studio. Vabbè, comunque, ci ha già fatto la previsione, poi andiamo alle previsioni di tutta l'estate, ma le vogliamo precise, dice la pioverà la... Va bene. Allora, continuiamo la rassegna stampa. La città di cui prima abbiamo visto la prima pagina, pedaggi lo abbiamo già commentato, il MIT cerca di evitare la stangata e speriamo ci riesca. Poi... abbiamo saltato una pubblicità che ti riguarda perché riguarda Montori Alvomano, vabbè, pubblicità, lo possiamo dire. Tra poco parte la vetrina del parco, domani credo, il 12. Ci sono parecchie manifestazioni in questo periodo. No, 14, 15 e 16 giugno a Montori Alvomano con la vetrina del parco. Poi, respinto il ricorso presentato di Achini per la Team, per il Tribunale di Venezia, la Comiri di Stefano Gavioli poteva partecipare all'asta entro un mese il nuovo CDA. E poi quello che è successo davvero, un episodio molto brutto e preoccupante, dopo la peristritta a Teramo, violenza sessuale nell'androne di casa, denunciati due pakistani, la vittima una ragazza di 23 anni, seguita mentre rincasava, hanno cercato di palpeggiarla, credo, lei è riuscita in qualche modo a divincolarsi, le sue urla, vedi, hanno allertato un passante. Per fortuna che c'era la peristritta e quindi molta gente ancora... era ancora in giro, bravo Marco, e quindi questo passante ha messo in fuga e poi sono stati individuati e comunque catturati. Matrimoni anche al di fuori del municipio, la giunta individuerà una serie di siti privati significativi per fare marketing territoriale, ma dovranno essere gratis. Noi ci piace sempre quello che è gratis, perché molta gente poi non si può permettere le cose che tanti altri possono permettersi. Poi è un gratis relativo perché poi diciamo, c'è un ritorno d'immagine, quindi... non si deve mai ragionare sulla singola persona o singola azienda, no? Perché poi questo modello di promuovere il territorio ha sempre un ritorno per tutti, casomai sotto forma di servizi migliori, casomai non so, attraverso quel discorso che dicevo prima, no? la conoscenza della realtà teramana è sempre positivo. È vero. Tradite le speranze della ricostruzione, l'abbiamo visto anche prima, inutile audizione alla Camera per i sindaci ANCI sullo sblocca cantieri, l'unica strada resta la mobilitazione. Ecco la rassegna Donne Summer, riempie la città di musica, presentata all'edizione 2019 della rassegna artistica che avrà il suo clou il 21 giugno con musica fuori centro. E poi, diamo notizia, assolto in appello il direttore della motorizzazione, questo per quanto riguarda la giudiziaria, e poi i rettori africani ospiti all'Università di Teramo. La conferenza degli Atenei del 21 giugno presentata ieri mattina al Senato, hai capito? Dal Vescovo Leuzzi e dal Rettore Mastrocola. L'abbiamo presentato al Senato. Ci muoviamo. Il Vescovo è molto attivo, vabbè, il Rettore Mastrocola poi lo è per definizione, anche perché l'Università di Teramo, negli ultimi anni, già dal rettorato di D'Amico, è entrata molto nel territorio, questo lo possiamo dire sicuramente. Cioè, insomma, penso che tu la vedi da dentro. C'è un rapporto sicuramente più stretto anche con i rappresentanti politici generale. Sì, è vero. A Isola del Gran Sasso al via anche i lavori per le elementari, domani mattina alle 10.30 la posa della prima pietra della nuova scuola donata dalla Croce Rossa Italiana. Attenzione, c'è un articoletto che riguarda Montorio. Dove sta? A destra, di spalla, te lo ingrandisco. Sì. Disagi in vista, che poteva essere una cosa bella. Disagi in vista per i lavori di potenziamento della linea elettrica, avanti. Montorio poi che è un centro importante per la vecchia Enel, comunque. Non solo disagi in vista, disagi in atto, visto che venerdì infatti a casa non c'era la luce. Già mancata la luce? La senti l'aria? Abbattuto il caseggiato lungo la statale, l'abbiamo visto prima, bivio di Rio Arno, la struttura rischiava di crollare sulla strada. Vabbè. Colpito con il calcio di una pistola dall'Adriatico, albanese nei guai dopo un diverbio con un rumeno, poi un incendio al centro commerciale della Piramide. Infine restano ad Albadriatica, nonostante il foglio di via, nuovo controllo dei carabinieri nella zona del Ferro di Cavallo. Andiamo ai titoli più importanti, non saremo né di destra né di sinistra. Il primo cittadino di Giulianova, da oggi la città si autodetermina, non prenderemo ordini dall'alto. La lettura politica, qui occhieggiano Ginoble e Gatti. L'asse Gatti-Ginoble è stato vincente anche a Giulianova, quindi lo si dà per certo che erano dietro alla candidatura di... È stato detto anche pubblicamente, credo. Quindi. Sì. No, poi Paolo Gatti era lì la sera proprio dell'elezione, a casa di Ivan Costantini. Bene,
Andiamo ancora avanti, poi ci scrive la città come sarà il nuovo consiglio comunale, la composizione di tutti i consiglieri. Invece la cronaca, omicidio della pittrice, vicina e farmacista incastrano i Santoleri, la prima rivela di aver visto la macchina parcheggiata in modo anomalo, la seconda conferma di aver incontrato Renata e sono testimonianze chiavi queste nel processo. Determinanti forse. Sì. Stop allagamenti dopo 30 anni d'attesa, Roseto ha presentato il progetto da 150.000 euro per via Rubicone e via Secchia. Ah, gli alberi, noi ci interessava questo. È vero. Pubblicata l'ordinanza, tre pini pericolosi, cioè tu pericolosi te li vedi a girare a mano armata i pini, no? Da abbattere a Colonia Spiaggia. Sono così pericolanti? Lo saranno, anche perché se cadono fanno anche danni. Sì. Vediamo che dicono. Dai sopralluoghi effettuati è stata ravvisata la necessità di procedere al taglio radicale dei tre pini situati sul territorio della frazione Rosetana, uno davanti alla chiesa, ce l'ho presente, uno di fronte al bar Marchionne e l'ultimo a ridosso dell'impianto semaforico all'incrocio con via dei Campi, lato nord-ovest. Sai che è stato accertato che le piante non possono essere sottoposte a radicale potatura poiché hanno assunto un'inclinazione tale da non garantire più stabilità e sicurezza. Il problema se il pino si inclina, quello che ti dicevo, no? Il problema è la manutenzione precedente e non farlo inclinare. Appunto, perché siamo arrivati a farlo inclinare? Perché non l'abbiamo potato per bene perché, prima? Come al solito, all'italiana maniera, fin quando non arriva il pericolo, noi siamo lì e noi muoveremo lancia in resta a difesa dei pini. L'avranno visto 100.000 volte, eppure niente. Non è che si sono posti il problema che guarda, si stava inclinando. Sta pendendo, così. Vabbè. La maggioranza comunque a Silvi resta compatta, se tu ti eri preoccupato Marco, e approva il bilancio consuntivo, sei soddisfatto? Approva il bilancio consuntivo, bene o male, sempre è sempre un atto io che sono nell'ambito del bilancio, è un atto positivo, è sempre una sudata, io faccio parte di quelli che più o meno li realizzano. Presto che tardi, dice Cristian. Andiamo. Cultura, Londra applaude al Blake di Macrini. E intanto Rosare Yong apre stasera la Sene che ho certi d'oro. Io ti ci vedo bene stasera. Che ne so, vediamo, se non sono impegnato si può. Perché no? Poi tu c'hai figli pure musicisti. Ah, è vero. Non fanno proprio musica sacra. Mia moglie è musicista e loro hanno ripreso allora, da quella via. Tua moglie potete andare tranquillamente. Sì. Vabbè, Londra applaude al Black di Macrini, poi che altro ci abbiamo? Roberto Della Seta, ospite del Fai Giovani Teramo, e la politica punti su scienza e ricerca lo dice Piero Angela. E noi siamo d'accordo. Lo sport. Teramo Iaconi vicino, Maurizio all'addio. Il dirigente potrebbe diventare il perno del progetto, l'allenatore invece non sarà confermato. Poi lo slalom di Ascoli va a Daniele Ravaioli. Il calcio giovanile, complimenti all'SN Notaresco, gli allievi vanno alle Final Six nazionali. Atletica, tre medaglie conquistate ai campionati italiani, Under 20 e Under 23. 8:46, andiamo al Messaggero? Sì. Altrimenti Spogliamo. Non ce la facciamo. Bene, andiamo subito alle pagine di Teramo, Eccolo qua. Estate, lo show è Donne Summer, ma i finanziamenti sono già finiti, e cioè? Cioè che non ci sono più soldi. C'è un certo dislivello, come diceva il principe. Dal 14 al 30 giugno gli eventi dedicati a spettacolo, arte, letteratura femminile, previsti musica jazz, esibizioni di danza, dibattiti sul clima, argomenti culturali. Della serie che Donne Summer drena tutto, cioè sono finiti là. Sì, bisognerebbe l'assessore Ponziani ha detto proviamo a rilanciare un settore abbandonato per anni anche se con un budget irrisorio, il nodo dei musei, vabbè, poi lo leggeremo attentamente, adesso non possiamo farlo. Il decreto sblocca cantieri ignora il nostro territorio, lo dice D'Alberto. I cantieri A14 chiusa l'uscita Giulianova Mociano per alcune notti e poi il caso abusi sulla ragazza, polemica per i mancati arresti per i due pakistani. Per quella questione della violenza. Sì. Matrimonio, unioni civili, il sì nei palazzi storici. E poi a Giulianova si ricontano i voti, Costantini è fiducioso, il ballottaggio vinto con solo 59 preferenze in più. Tribuiani dice la decisione non è ufficiale ma la strada è quella della verifica. Il nuovo sindaco in comune, 10 consiglieri in maggioranza, gli assessori, quindi la squadra della giunta, deciderò in base alle terne presenti tre donne. E poi a Roseto, Elisa stroncata da infarto fulminante. Il cane l'ha svegliata per ore, poi è morto. L'autopsia, decesso per cause naturali, la donna rosetana era cardiopatica, il funerale domani a Camerata Picena. Si tratta di Elisa Ameli,
nella foto. E poi via le strisce blu a Tortoreto, ma è caos sulla costa, parcometri non funzionanti e proteste. La sosta a pagamento durerà tutta l'estate, però si parte con i disservizi, fa sapere il Messaggero. Sì, sì, ero lì. Eri lì? Sì, sì, sabato infatti doveva partire il tutto e non c'erano, non funzionavano, mi sembra, o non erano arrivati i tachimetri, come si chiama. Vabbè, meglio per chi doveva parcheggiare. Sì, 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 sicuramente è andata meglio. Diciamo, male per il comune, che sì, però infatti, per chi doveva parcheggiare andava benissimo. Giuseppe aveva paura del figlio, ma lo difendeva. Qui siamo sempre al caso Santoleri. Sì. Allora, lo sport e poi andiamo. È un delfino di Sebastiani, il Pescara. Stella Azzurra, Roseto vince Under 15. Funziona la coesione tra le due società, il Roseto Basket e la Stella Azzurra Roma. D'Arcangi, il coach, dice 4-5 elementi sono nettamente superiori. Poi il calcio, il Teramo, eccolo qui, Iaconi non ha deciso se diventare DS, vertice tra Andrea e il presidente Iachini, sarebbe supervisore Iaconi. Poi nel sommario il neo presidente ha annunciato che saranno i tifosi a scegliere la prima maglia il prossimo anno, e questa mi sembra una bella iniziativa, perché i tifosi protestano sempre, pure io mi ci metto, sì, quando vedo una maglia che non vi va. È un gesto di appartenenza, è no? Bello, ancora sì, maggiore. Che possono esprimere almeno una maglia, poi certo, certo, ci sono anche le altre casacche. È il riferimento principale. No? È vero. Acque Sapone sarà in casa la finale scudetto, e poi a fondo pagina Francavilla riparte da zero dopo l'addio di Candeloro. Mondiali donne per la Vastese sabatino, il debutto è super vincente. Abbiamo finito anche con il Messaggero, 8:50, ci abbiamo gli ultimi 10 minuti tutti per il nostro Marco Di Loreto. Parliamo di meteo a go-go. Beh, abbiamo altre immagini, vero? Sì, sì, no, ma ci tuffiamo subito sulle previsioni dell'estate. No, no, chiudiamo con la previsione dell'estate. Vai, no? Vai. No, volevo un attimino farvi capire che era successo veramente a maggio. Perché cerchiamo no, di capire. Si maggio, disgraziato, vediamo perché. Perché? Allora, ci puoi aiutare a capire il futuro? No, 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 però può essere, cioè, a me perlomeno piace sempre cercare di capire, cioè non solo vedere che è successo. Allora, questa è la situazione, che cosa è accaduto a maggio, dal 1 al 31 maggio. L'azzurro ti fa comprendere le anomalie. A destra c'è la colonna anche dei numeri, sì. Vedi, il centro-sud addirittura si viaggia su meno 4, meno 5 gradi rispetto alla media di maggio, quindi veramente, e quell'azzurro ti fa capire proprio tutta la parte che è stata coinvolta in questo maggio assolutamente così freddo, anomalo, e nota anche in Spagna, quello che ti dicevo prima. In Spagna proprio adesso che invece c'è quel freddo, tra virgolette, Spagna invece bruciava. Bruciava di caldo. Bruciava, no, però diciamo era sicuramente in anomalia positiva, no? Sì. Perché si è verificato? È una cosa che, se ti dico questa parola, ti riscatta il meccanismo. La causa, sai che cosa è stato? No. Il final warming. Eccolo là. Cristian, chiudiamo, dai. Chiudiamo. No, tra sciabolata, goccia fredda. Una cosa per... Stress termico, questa com'è? Final warming, che è il fratello, sorella, gemello dello strat warming. È quello di cui parlammo in una grande trasmissione. Però diciamo, ho portato anche delle foto eloquenti dell'effetto di maggio, no? Il gavia, no? Diciamo, secondo me è il simbolo. Guarda qui, qui dove doveva passare il Giro d'Italia, purtroppo il Gavia, guarda, mure di neve compatta, perché veramente ci sono state delle nevicate pazzesche. Sì, sì. Infatti hanno patito un po' i ciclisti. Sì, sì, ma infatti, no, non solo, ma lì non si è potuto fare, hanno cercato proprio la rincorsa pazza, quella... è saltata proprio quella tappa. Yes. E anche il preditivo, guarda qui, 14 maggio. Guarda che bello. Insomma, una bella sfiocchettata anche preditivo, certo, che per essere maggio comunque non era diciamo, una quota molto bassa, no? Come neve. Quindi questi siamo per parlare di effetti concreti. Sì. Dicevo final warming, no? Noi, ti ricordo, facemmo la puntata serale in cui si annunciava lo strat warming a gennaio, a splittare. E in quella mappa che Cristian ha messo proprio adesso, perfetto, eccola. Questa è riferita proprio al periodo aprile fino ad oggi, no? Sono i geopotenziali del Polo Nord, che però per capirci... I geopotenziali sì, del Polo Nord. Diciamo la situazione della pressione atmosferica, questa si chiama final warming perché è una cosa che accade
quasi sistematicamente ogni anno. Ah, non ed ogni è, morte di papa. No, 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 ed è il, appunto si chiama il finale proprio perché dalla fase invernale in cui c'è, chiamiamola così, una depressione permanente al Polo Nord, si passa a una situazione opposta, cioè l'anticiclone permanente. È proprio una cosa, tra virgolette, chiamiamola fisiologica. Ci no? deve fare. Perché, anzi, ho messo le, perché ho messo le frecce che si uniscono? Perché è quello che hai detto che giustamente tu, no? Lo strat warming del gennaio sì. avrebbe fatto, tra virgolette, catastrofe, gelo, sì, freddo, eccetera, se fosse gelo. Accaduto come è accaduto invece a maggio. Sì. Cioè la parte bassa sarebbe la troposfera, la parte alta è la stratosfera, come sì. vedi è una colonna unica rossa, sì. quindi diciamo c'è, detto molto in modo semplice, un anticiclone permanente su tutta la colonna d'aria del Polo Nord. Sopra. È un anticiclone permanente. Dire anticiclone significa che quel freddo che sta lì viene splittato. Eccolo là. E infatti c'è la mappa successiva che è la rappresentazione concreta di questo final warming. Ho preso una mappa di, mi sembra, metà maggio, così, eccola qui. Sembra un gioco del risico. Però, sì, sì, tutte le armate che però, convergono. Per cercare di capire, lì al Polo Nord, eccolo, vedi quella A, quella anticiclone. A. Quindi dove doveva essere il freddo non c'era, e quindi che cosa ha fatto? Ha splittato un po' con quelle B. Quindi non ci doveva stare quell'anticiclone sì, sopra il Polo Nord. Sì, non doveva essere così imponente e come è stato. Ha fatto splittare no? a maggio tutta quella roba. Ha fatto splittare tutte le, diciamo, l'aria fredda, gelida, vedi, in tutte quelle sì, B sì. rappresentano varie rappresentazioni, compresa l'Italia sotto. Ovviamente noi una non abbiamo B avuto ci ha raggiunto. Sì, una piccola B che poi ha portato lì era questa mappa se non sbaglio del 14-15 di maggio che e coincideva quindi, con quella nevicata del dei Pratidi del sì, 14 sì. maggio, no? E quindi ha portato il e la cosa anomala la cosa anomala è che è stata persistente, non è stato, cioè maggio non è che non si sono verificati questi fenomeni, soltanto che casomai erano 4-5 giorni, 7 giorni, è durato un mese intero. Sì. Infatti negli annali così pare che per ritrovare un maggio simile bisogna tornare indietro nel 1991 e ancora dietro nel 1957. Insomma, sinteticamente in 70 anni ha fatto questo maggio tre volte. Hai capito? 57, 91 noi ce lo siamo beccati nel 91. E 2019. 57 non c'eravamo. Così. Allora andiamo avanti. Andiamo. Ecco qua, guarda, invece di parlare dell'estate intanto parliamo di giugno. No, no, tu non sviare. No, 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 il finale è quello, però per capirci, questi sono i mitici spaghetti che ormai... Gli spaghetti questi. Spaghetti meteo, no? E arrivano più o meno fino al 25-26 giugno, quindi ecco, analizziamo giugno, più o meno sì. lo si può fare. Siamo in una fase... La linea rossa è la media del periodo sì. e si capisce bene che siamo nettamente sopra, adesso, ad oggi, no? E io ho messo molto caldo perché comunque siamo, per essere giugno... La linea rossa, quella più spessa, è la media del periodo. È la media del periodo, okay. quella che trovi in basso. Poi, sì. quindi, siamo in una fase, tra virgolette, piuttosto calda, anche se ci sarà una debole riduzione, ma non esagerata, semplicemente perché quella depressione che abbiamo visto in Francia e Inghilterra tende, diciamo, a influenzare parzialmente il nord Italia e quindi anche noi avremo degli effetti, ma molto blandi, una minima riduzione delle temperature. E no. poi purtroppo, io dico purtroppo perché io non sono amante del grande caldo, purtroppo da giovedì fino a sabato avremo veramente caldissimo ammesso perché si rischia da di stare giovedì sui... a, questo giovedì sì, fino a sabato, sì, caldissimo. Si rischia, si rischia di stare sui 34-35 gradi. A Teramo, a Montorio, Giulianova, L'Aquila, sì, purtroppo sì. C'è un richiamo caldo africano ancora più intenso di quello attuale. Per cui ci sta questo rischio, però diciamo la fortuna, chiamiamola così, che dura 2-3 giorni, non di più. Va bene. Quindi possiamo reggere. Perché poi che succede? Perché lunedì? Poi vedi gli spaghi come crollano, sì. crollano, si fa per dire, nel senso che torniamo alla normalità, ci avviciniamo molto di più a quelle curve rosse. Quindi dove sta quella freccia blu e questo periodo qui? E fino no, a domenica? La no. freccia rossa, no, parte caldissima, di sinistra, quella centrale, ok. Quella caldissima, diciamo da giovedì a sì, sabato, sì, quella... da domenica invece il ci primo sarà una discesa, le prime due... sì, ci sarà una discesa sensibile nel giro sì. di 2-3 giorni, si passa
da lì, ovviamente parliamo sempre c'è di 1500, in effetti, sì, e poi sensibile esatto. discesa. E poi sì. come il finale è che dovremmo arrivare fino a fine giugno con una situazione normalissima, estate, sempre estate, estate. Nulla di che, però un caldo normale, certamente molto piace. Più instabile. Infatti molto velocemente possiamo vedere degli spaghetti in cui ci sono anche abbiamo le stime un'altra... delle precipitazioni. Va, ho preso tre spaghetti, Teramo, Pietracamela e Giulianova, perché bravo. Quando parliamo di tempo di stabilità estiva, ovviamente già nel territorio nostro va fatta una distinzione. Allora, questo è Teramo. Questo è Teramo. A parte la parte sopra è praticamente simile a quella che abbiamo visto, no? Mm-hmm. Vedi, caldo, caldissimo e poi nella norma. Sotto invece sono le precipitazioni. Tutto a destra è fine giugno? Sì, okay. Diciamo 26-27, quindi vedi che va sì. abbastanza a braccetto con la linea rossa, sì, quindi torniamo nella media. Nella media. Questi spaghi sono importanti da vedere nella parte bassa, perché sì. come vedi da metà giugno in poi dovrebbe ritornare l'instabilità. Instabilità significa in sintesi possibili pomeridiani, temporali pomeridiani, quindi temporali che ovviamente maturano, celle temporalesche che maturano sui rilievi e poi si estendono sulle le zone collinari. Temporalesche. Yes. Questo è Teramo. Questo è Teramo. Andiamo a per far capire che uno dice sì, penso che sia Pietracamela il secondo. Vediamo. È simile, però le precipitazioni piove potrebbero di più. Essere più intense, quindi il Bruno De Ruvo si deve attrezzare di più. No? Penso di sì, non lo Beh, so, credo di sì. Non lo so. Sicuramente sarà diciamo, molto più stabile. Mm. Per fare il confronto invece con Giulianova, dove la parte sotto cambia radicalmente, ah. guarda lì. Piove di meno. Diciamo al mare i temporali fanno più fatica a arrivare, no? Perché vabbè, poi. Ci piace, va perché bene. Perché non va saranno. Bene? Sì, sì, penso di sì. Almeno questo è giugno, però. Questo è giugno. E finiamo allora con. Lo sparacolore, perché è finito il tempo. Vai, l'estate, come allora, sarà? L'estate. Ce l'abbiamo? Abbiamo il nostro mitico amico. Chi è diciamo, il nostro? Gli americani. AccuWater. AccuWater, ragazzi. Come Boys. Vedi. Weather, perché water è l'acqua, giusto, weather, giusto. Ma io ammetto la mia ignoranza in inglese, Christian, perché cioè. Purtroppo non me l'hanno fatta studiare in inglese a scuola. Weather, vai. Allora, la Faccela nostra vedere, mappa, questa, come sarà l'estate? L'estate gialla. Secca da noi stagionale. Stagionale significa che praticamente dovrebbe essere nella media trentennale. Che, però aggiungo io, potrebbe essere sicuramente molto più fresca rispetto agli ultimi 20 anni, perché siamo stati abituati a ondate calde, ripetizioni, super ondate, invece gli americani dicono che sarà stagionale. E si può intuire, perché come vedi le zone più calde saranno Spagna, Francia, Europa centrale fino ai paesi baltici, anche nella Russia farà caldo ma non esagerato, e invece nel Mediterraneo e nei Balcani, dove si evidenziano violenti nei temporali, Balcani. Potrebbe violenti temporali essere, però rosso. Potrebbe essere molto più dinamico. Diciamo, se lo si vuole tradurre, probabilmente si potrebbe, secondo questa ipotesi, tu lo sai che io le stagionali non le amo, non però, però parliamo d'estate, io mi appoggio solo a queste e cerco di tradurre. Probabilmente potrebbe crearsi un anticiclone in zona scandinava, degli affondi freddi in pieno Atlantico, oceano Atlantico che non vediamo, e quindi le risalite calde saranno, diciamo, stile maggio, ma non senza allarmare nessuno, nel senso che il caldo potrebbe risalire, ma prediligere la zona appunto Spagna, Francia, Europa, e noi saremmo tra virgolette protetti. Anzi, se vedi, è l'Italia del Nord quella che rimane sull'arancione, quindi potrebbe essere soggetta a più caldo, mentre noi vivremo un'estate normale e probabilmente anche più vivace. Quindi va a finire che come caldo, grande caldo, ci toccherà solo questo weekend di giugno? No, beh, non è diciamo, ma non esageriamo. Sì, quella è una sintesi di 3 mesi. Ce ne avevamo due lì? No, penso che era la stessa cosa. Ah, eccolo qua. Quindi diciamo, sinteticamente potrebbe essere un'estate normale. 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 Non però poi, seguendo le previsioni giorno per giorno, verificheremo. Già giugno, quel giugno che è la mappa degli spaghetti prima, diciamo, già può essere oggetto a cambiamenti, puoi immaginare se luglio, agosto, cosa può succedere. Vabbè. Però diciamo, questo è quello che ci dicono gli americani, che, ripeto, a livello di mappe stagionali sono quelli che fino adesso stanno dando la maggiore
attendibilità. Va bene, abbiamo detto tutto? Sì. Ci possiamo salutare, abbiamo detto pure l'estate. Certo. Grazie Marco. Grazie a te per avermi ospitato. Buona giornata di lavoro, perché adesso si comincia, non è che stiamo in ferie. Grazie a Christian, vedo occhieggiare anche Pietro. Buongiorno, buongiorno ragazzi. La sciabola tartica. Ma non ce l'abbiamo però. No, non ce l'abbiamo. Sarebbe drammatica averla adesso. Adesso no. Però torneremo ad averla la sciabola tartica. Noi ci vediamo martedì prossimo. Però domani non perdete il Di Prima Mattina Estate con Alessandro De Miglio. Grazie, arrivederci.